Un clamoroso ritorno di Beppe Marotta alla Juventus mi fa sentire puzza di fallimento in casa Inter. Ben ritrovati amici bianconeri, un saluto dal vostro BJ. Bene sì, ieri in prima serata esce una notizia clamorosa dalla bocca di Brambati. Occhio che voi mi direte a me, ma lui cosa ne sa, ragazzi? Lui è stato il primo, ma dico il primo a sapere dell'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Lo stesso Brambati è stato, occhio, è stato avvertito da un agente FIFA. Andremo ad approfondire bene quello che sta succedendo perché, ragazzi, qui si parla che lo stesso John Elkann che vuole riportare Beppe Marotta è Beppe Marotta. Se tornasse veramente alla Juventus vuol dire rinunciare al progetto Inter che non c'è più. Fallimento! Ai 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 ai. Allora, non corriamo. Mettetevi comodo, amici bianconeri. Iscrivetevi al canale perché grazie, sono sempre qui. Casa BJ per parlarvi della mia Juventus, della nostra Juventus, ma soprattutto per difendere la nostra Juve. Lasciate un like, commentate e attivate la campanellina. Così non vi perderete mai un video e siamo sempre live, ladies and gentlemen, madame, messieurs e signore e signori, ma i signori quelli veri, quelli gobbi bianconeri della vecchia signora. Rieccoci qui, un giorno sì, un giorno. Innanzitutto vi faccio subito una domanda secca, perché poi vi aspetto nei commenti. Siete d'accordo a un ritorno di Beppe Marotta alla Juventus? Beppe Marotta alla Juventus verrebbe a fare l'amministratore delegato, mentre Giuntoli va a fare quello che onestamente è il suo mestiere, il direttore sportivo. Non mettiamo mano avanti dicendo cosa farà Manna, cosa non farà Manna, perché oggi è uscita questa indiscrezione. Perciò dobbiamo poi vedere se c'è fondo di verità, anche se ripeto che lo stesso Brambati è il primo che ha fatto uscire la notizia, Cristiano Ronaldo alla Juventus. Brambati ieri sera ha rivelato questa indiscrezione a Francesco Morio Pini, noto gobbo telecronista, vi ricordate, ex 7 Gold, oggi un'altra televisione. Ebbene sì, per chi non lo sa, il figlio di Alba Parietti, un grande grande gobbo che salutiamo. E allora ragazzi, un ritorno di Marotta è strano, perché Marotta sta costruendo un progetto chiamato Inter. La sta riportando a vincere anche con qualche aiuto arbitrale, non lo metto in dubbio. Ma un Beppe Marotta che lascia veramente l'Inter, un Inter che, parliamoci chiaro, è all'inizio di un ciclo veramente iniziato 5 anni fa, dove ha visto soltanto uno scudetto. Quest'anno ormai stanno festeggiando il loro secondo scudetto e nel bel mezzo, diciamo. Come dire, del progetto, del progetto vivo, Marotta lascia veramente l'Inter. Allora, cosa c'è sotto? Cosa puzza? Puzza forse un fallimento chiamato Zhang? Lo stesso Zhang, ragazzi miei, dovrà ancora, ancora affrontare 3 processi. Un Zhang che non si è più visto in casa Inter, né nel Derby d'Italia, finale Supercoppa italiana assente. Allora mi viene da pensare, 2 più 2 fa 4. Se la notizia fosse reale, che Marotta può tornare alla Juve perché lo stesso John Elkann che lo vuole. John Elkann si è mosso di persona perché vuole riportare Beppe Marotta alla Juve, perché la Juve ad oggi non ha un amministratore delegato, la Juve oggi non ha neanche un vicepresidente, la Juve oggi, onestamente, parliamoci chiaro, ci sono dei personaggi che io chiamo tecnici, che ad oggi stanno facendo un grande lavoro, quello di riportare la Juve a livello economico in maniera, come dire, ottimale, quella che serve per non fare lamentare la FIGC, per non fare lamentare l'UEFA, perché aspettano soltanto un passo falso per colpirci. Allora, cosa ha detto lo stesso John Elkann? Riportiamo Beppe Marotta, lo stesso Beppe Marotta che ieri in un'intervista ha detto che come dire, no, il ritorno, l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve non è stato il motivo principale, però ha influito anche il suo addio. L'addio di Marotta alla Juve, ragazzi miei, sotto c'è poco calcio, secondo me.
ma non è né il luogo né l'ambiente giusto per raccontarlo. Forse un giorno Beppe Marotta lo racconterà, forse un giorno lo racconteranno i giornali, ma oggi io sono qui per analizzare bene quello che sta succedendo. Perché quello che sta succedendo, onestamente, veramente strano, strano, Beppe Marotta che lascia l'Inter. E allora mi viene da pensare, un progetto che forse all'Inter non esiste? Zanghi vuole chiudere, seconda stella, scudetto, tutti stanno spingendo in federazione. Vediamo se riusciamo con questo scudetto e questa seconda stella a portare l'Inter fuori dai debiti. Troppo dura. Beppe Marotta ci vede lungo, lo so, fa fatica. Però, quello che voglio dire io, onestamente, se torna alla Juve, non è così scemo, perché oggi vi dico la verità, se si trova bene all'Inter, cosa torna alla Juve dopo che te ne sei andato? Allora mi viene da pensare questo qua, qui, prima che chiudo in bottega, prima che falliamo, me ne vado e torno dove tutto è iniziata la vera carriera di Beppe Marotta. Ora io ragazzi, come dire, salutiamoci con i dubbi. Io non voglio dire che Beppe Marotta torna alla Juve. La notizia è uscita ieri sera, ve lo ripeto, Brambati, e lo voglio ancora ripetere per chi non l'ho capito bene. Brambate lo stesso. Ricordatevi che aveva detto che Ronaldo avrebbe giocato alla Juventus. E allora, tra la puzza di fallimento che ho prima o dopo, ragazzi, ho prima o dopo 1.300 milioni di debiti, onestamente, qualcosa verrà fuori. Noi siamo sempre lì, in quel letto del fiume, ad aspettare quello che succederà. Quello che succederà, ragazzi, intanto scrivetemelo nei commenti perché vi aspetto, voglio proprio vedere se a Beppe Marotta lo volete alla Juventus come amministratore delegato. Riguardante l'Inter, come dire, gli auguro tanta fortuna, gli auguro proprio in culo alla balena. Fino alla fine, forza Juventus, io me ne vaio. Ossa bene a tutti, picciotti, ciao!